è essenzialmente lo spirito della nostra missione a servizio della gente, nel comune proprio obiettivo di garantire, come dicevo, sicurezza e libertà, perché poi in effetti non c'è una vera libertà se non è garantita la sicurezza del vivere quotidiano. E anche il giorno della festa della polizia, ma esserci sempre, chiamateci sempre ogni giorno dell'anno, soprattutto diretto, come avete ascoltato, alle fasce più deboli, alle fasce più vulnerabili, alle fasce più sensibili, quindi gli anziani, le donne, i giovanissimi. Quindi una maggiore attenzione in questa attività di prevenzione, in questa attività di controllo, in questa vicinanza, in questa attività di informazione e di sensibilizzazione, soprattutto nei confronti, ripeto, degli anziani, delle donne e dei giovanissimi. Attività repressiva ma soprattutto preventiva, quando subentra la repressione ragioniamo sugli effetti, non più sulle cause. Io chiaramente, come ho sempre detto, ribadisco e sottolineo l'attività di controllo e di prevenzione deve essere l'attività primaria, prioritaria, che possa garantire veramente la sicurezza dei cittadini o comunque dare ai cittadini una percezione di maggiore sicurezza. Ma è una commozione che deriva dalle parole in cui uno crede. Io, come ho sempre detto, non sarei nessuno senza la mia squadra, senza la mia famiglia, senza la Polizia di Stato. Un corridore da solo, abbiamo visto recentemente alla Milano-Sanremo, Nibali da solo ha vinto una corsa, ma senza una squadra un questore fa poca strada e soprattutto non vince un giro, magari una tappa, ma non un giro, non un giro di 365-366 giorni l'anno. Lì occorre una squadra importante, coesa, una famiglia che ha una sua identità, che si impegna quotidianamente e che finalizza questa sua attività a favore dei cittadini, al servizio dei cittadini. Questa è una mission, è un servizio a tutto tondo.